Ciao, this is Miyagin Dipot, an ex-Mandre. So what we have here? Today ex-Mandre wants to eat our first time with the white pasta. Vogliamo fare una pasta che non hanno mai mangiato. Pizza che non hanno mai mangiato in Filippine, cioè che è una ricetta di pizza bianca. Quindi abbiamo preso. We have flour. Questa è la pizza per tutte le all purpose, cioè vuol dire tutte le cose potete fare con questa. And look what we have found. Poi abbiamo questa che praticamente c'è la maggiorana qua, poi c'è garlic, cioè pepper, tutte miste, c'è anche il rosmarino, qua è tutto insieme. Praticamente qua ci sono tutte le erbette che servono per fare la pizza. Infatti è speciale per la pizza. Also what we have found, olives. Poi abbiamo trovato le olive nere, che comunque ci stanno bene nella pizza bianca. Now we're gonna try the mushroom. Poi abbiamo trovato questa particolarità di cinesi, funghi cinesi, che ero curioso, li ho visti e allora ho detto, li proviamo con la pizza bianca. We'll try our cheese. Poi ovviamente il formaggio, che comunque qua sì, è ottimo anche questo. E poi abbiamo trovato olio d'oliva, che questo olio d'oliva è spagnolo. Io non so se avete mai... No, it's made in Italy. Come made in Italy? Yeah, look, it's from Tuscany. Ah, è italiano questo. Sì, però perché nel supermercato c'era tutto made in Spain? And we use the white sauce for carbonara. Ok, made in Italy, vabbè. E poi abbiamo, vedi, la carbonara style, che l'abbiamo pensato di farla con la pizza. Pizza bianca, chiaramente. E poi guardate cosa abbiamo trovato, c'è cioè il formaggino. Formaggino qua, cioè in Filippine, che infatti per i filippini è strano questo, per noi invece è normale. This is in Denmark. Yeah, Denmark. Questo è un formaggio danese, quindi deve essere ottimo. Quindi siamo andati a tagliare i funghi, un po' di aglio. Però l'aglio c'è anche qua, anche qua c'è il garlic. Yes. Tagliamo le olivette nere. For the pizza. Let me try one. Yum, yum, yum. Ah, this. Good, good, good. This is all Italian, olives. Italian. Ok, guys. Questa è la crema. Quindi la pizza, vediamo. Ah, it's like bechamel, tipo una besciamella. Cream. Cream, una crema, quindi è una pizza bianca. Però siccome abbiamo vari colori. Carbonara? C'hai anche spring onion. Yes. Ok, quindi you have spring onions, mushrooms, black olives. Sausage. And sausage. Wow. And our cheese. The cheese. And our spices. Ah, the special spices for pizza. Good. Okay, that's very good. Un, deux, trois. Good. Okay, then we put mushrooms. Okay, then we add olive, black olive, quindi sarebbe una pizza completa, però bianca. Then, for the last, the spring onion. Quindi la cipolla selvatica. Quindi aggiungiamo le spezie, fatte apposta per la pizza. E poi il formaggio, the cheese, che ti sei cheddar, the Danish. Quindi la pizza, come potete vedere, è uscita buonissima, è una pizza bianca, quindi è un po' più delicata.
va bene anche per i bambini, però dovete convincerli i bambini, perché alcuni non la vogliono assaggiare questa. Invece la nonna cosa ha fatto? Queste sono caramellate, c'è una ricetta incredibile, un dolce. Sono come le mele caramellate, però abbiamo questa specialità di banane che troviamo solo in Filippine e sono perfette così caramellate. Wow! In Italia. Ah, buonissime! How you feel? It's very delicious and it's very good. How you feel? Is it suitable for your taste? Yeah, Filipino? Yeah, it's very delicious. Oh, good, good. Mama Gama, what you can say about this pizza? Very nice and very delicious. First time, it's like Mama Gama? First time. First time. How is your... First time I eat this one. Mm, nice. Okay, we buy also, let's see. 2 liters. 2 liters, because we have the voucher in 7-Eleven. I will do the video. Ecco qua, very fresh. Quindi se vi piacciono le ricette di Dimple continuate a seguirci e grazie, perché siamo quasi 11.200 iscritti, cioè 11.200 subscribers. So we have more creativity also in the recipes of Dimple. So see you next video. Ciao 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 ciao.